consiglio comunale, vabbè, facciamo assenti sono Baldino e Groccia e Nicoletto. Allora, prima punto dell'ordine del giorno, approvazione del verbale precedenti. Si tratta delle delibere numero 4, 5 e 6 dello scorso consiglio comunale. Se non ci sono osservazioni, possiamo passare all'approvazione. Una volta, se volevo, se possibile, questo riguardo tutti i punti all'ordine del giorno, metterla agli altri. Potete metterlo al primo. Lo mettiamo alla prima delibera, questa qui per fare. Allora, la prima. Allora, favorevole. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica di delibera di giunta comunale numero 11 del 16 luglio 2019 per l'elezione di bilancio. Dopo parola al vice sindaco Sanseverino per l'esposizione del punto. Allora, è stata fatta una delibera di giunta numero 11 del 16/7 del 2019 in cui veniva fatta la riduzione di bilancio perché alcuni capitoli che sono resi vacanti si è reso necessario con lo storno dei fondi per un capitolo. Quindi sono stati rimpinguati alcuni capitoli che erano tanti. Questo spostamento è più significativo, più che altro è stato detto per quanto riguarda la spesa del corpulante e per quanto riguarda le spese delle fonti. Questo adesso è più o meno così. Non si è alterato l'equilibrio di bilancio, c'è un parere favorevole a parte delle risorse dei conti, non c'è un debito fuori bilancio, quindi questa sera si porta questa delibera che giunta e si ratifica in consiglio. E si fa immediatamente seguire con il considerato l'urgenza e si cifra il suo per tempo. Questo è tutto il punto sulla versione di bilancio. Quindi sono due delibere conseguenziali, c'è cioè la variazione con delibera di giunta e poi c'è quella di così. Ci sono osservazioni? Interventi? Se no, passiamo alla votazione. Possiamo darlo, quindi. Sì. Quindi proviamo tutti ad una guida. Ci asteniamo. Quindi noi lavorerete e asteniamo. Libri di bilancio. Quindi questo si è dato atto dell'equilibrio di bilancio, di questo adempimento che doveva essere fatto entro il 31 di luglio. Dal prospetto formulato dal responsabile dell'ufficio finanziario risulta quindi rispettato l'equilibrio di bilancio. Sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo, ci sono anche le attestazioni delle sponde per il servizio, dove si dà atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio, e quindi c'è il parere del giorno dei conti, ovviamente favorevole per tutte le voci che riguardano questa deliberazione, quindi anche qui non so se ci sono osservazioni o interventi. Un'osservazione relativamente ai pareri, semplicemente per capire meglio, e tutti poi lo citiamo nella osservazione, nella motivazione di astensione, quindi poi troverete tutto scritto. Responsabile del servizio tecnico, responsabile del servizio amministrativo, responsabile del servizio finanziario. Quindi in realtà credo si dovesse esplicitare di chi si tratta, visto che comunque ci sono delle firme, secondo il mio punto di vista, non le dico. Poi, se sbaglio chiedo scusa per... Sono responsabili del... Sì, questo capito, in effetti è scritto così, però normalmente si esplicita il nome per esteso, se non ricordo male... Allora, questa qui mi pare la firma della...
E questo è Sisca. Io mi domandavo, siccome non sapevo che il sindaco potesse essere anche responsabile del servizio di salute, no, colpa. È stato fatto un decreto. Okay. Il sindaco in cui ha discorso delle firme, cioè non. Non sta scritto da nessuna parte che la firma deve essere per sé, cioè questo qui è un'attestazione da parte dell'ufficio. E quindi diciamo non compare nemmeno il titolo, non compare. Cioè nel momento in cui c'è indicato il responsabile dell'ufficio, i responsabili sono quelli che sappiamo, diciamo nominati con il mio decreto, quindi i consiglieri devono conoscere chi sono i responsabili, che sono Francesco Giorgio per l'ufficio tecnico, Francesco Paolo per l'ufficio finanziario e Daniele Sista per l'esercizio amministrativo, quindi quella specificazione non serve a nulla. Secondo il nostro punto di vista, perché conosciamo i responsabili del nostro comune. Secondo il nostro punto di vista è un difetto di forma, ma anche il timbro, poi se vogliamo diciamo essere puntiglioso, però voglio dire questo. Era un'osservazione. Va bene, osservazione diciamo accolta, non so se altro. No, niente. Passiamo alla votazione. Ci asteniamo. Quindi sempre. Sei favorevole. Quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione documento unico di programmazione 2020-2022. Anche questo è un altro adempimento che deve essere portato in consiglio entro il 31 di luglio. Il documento quindi riguarda la previsione a lungo termine della programmazione finanziaria dell'ente, quindi diciamo che è un allegato poi al bilancio di previsione, quindi è stato soltanto prospettato quello che da qui il 2022, in base alle risorse necessarie, può farsi e può diciamo, in qualche modo essere messo in atto dall'amministrazione comunale. C'è anche qui il parere del revisore dei conti, che ovviamente con tutti i pareri favorevoli per le voci che riguardano questa deliberazione. Quindi anche qui, se ci sono osservazioni o interventi, se no passiamo alla votazione. Semplicemente essendo molto articolato, i tempi esigui diciamo, di ricezione della documentazione non ci hanno permesso di approfondire, anche per questo motivo che ci asteniamo. Quindi due astenuti, anche qui, se favorevole. Questa non era facendo le domande eseguibili, perché mi pare che sono combinato con gli amici.
Sesto e ultimo punto, approvazione linee programmatiche di mandato. Qui approviamo, diciamo, le linee del nostro mandato sulla falsariga del nostro programma elettorale, sostanzialmente. Questo è un altro movimento che dovevamo adempiere, nel senso dell'articolo 46 del TUEL, se non ricordo male. Quindi, diciamo, non so, l'avete preso anche sicuramente alto, ma è il nostro programma elettorale in buona sostanza, quindi dobbiamo solamente formalizzarlo in una deliberazione del Consiglio con cui si approvano queste linee programmatiche di mandato. Anche qui c'è poco da dire, se non avete preso altro, avete potuto leggere, se ci sono osservazioni, interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Per le stesse motivazioni ci asteniamo. Quindi 2 astenuti. E 7. Conosco perfettamente il discorso dei tempi sempre molto ristretti, però di poter ricevere preventivamente documentazione di modo diciamo abbiamo cercato di rispettare comunque i tempi di convocazione, sono stati molto attenti. Sì, no, non discuto questo. Non discuto poi ovviamente però, se magari ci chiamate prima ce ne comunque siamo eventualmente anche in anticipo. Non conoscendo la data di convocazione del Consiglio caso. Se per quanto riguarda questi vizi di forma, a mio avviso, non credo che nel momento in cui si fa riferimento all'ufficio, il responsabile dell'ufficio che sappiamo che sono, magari con decreto. Sono posti fondamentalmente su altri atti. Non deve essere altro, neanche perché purtroppo devo dare atto con dispiacere che ho sentito anche alcune voci in giro su questa cosa, che io ho firmato il luogo del segretario. L'ho sentito ma io non sono più io perché c'era forse qualcosa sotto diverse volte quindi questo mi neanche dispiace considerando la figura del sindaco del segretario mi permetto di dire che non credo nessuno possa firmare a posto né dal segretario né dal sindaco quindi no ma formalmente cioè allontaniamo da noi queste voci adesso il responsabile dei servizi amministrativi è lui non sono più io mea culpa oggi sono consapevole di giusto per correttezza alla fine in fin dei conti non credo diciamo ci si impieghi molto a scrivere per esteso come su altri atti avviene per esempio sulle delibere il nome per esteso del responsabile del servizio tecnico finanziario insomma amministrativo questa è la documentazione se riusciamo cioè la forma migliore è dargliela sul supporto informatico cioè, ma per noi non c'è nessun problema anche ricerca anzi il gruppo ci è costato parecchio come tempo oppure per farlo per povero del volume ma voi sapete quando c'è il segretario le problematiche naturalmente sono legate anche ai giorni purtroppo non di presenza situazionale non si presenta più un giorno il segretario e poi le parti del gruppo importanti sono poi pochissime, cioè penso che io sono 5-6 pagine non dico sommaria perché non era questa la nostra intenzione però chiaramente ma molte volte sono
soggetto per carità a, ad interventi e operazioni, però un documento importante che non va, secondo me, secondo noi, sottovalutato per niente, è letto in maniera più approfondita e discusso se possibile. Questo va bene. Ciao. Finito. Sì, grazie.